Sembrerà strano, ma ci sono più similitudini tra Chiara Ferragni e Naoki Urasawa negli ultimi tempi di quanto non ce ne siano mai state. Bentornati cari lettori, come state? Spero tutto bene. Io sono Luca DJ, questa è Storia dell'altra vita, a cui parliamo di fumetti e di cose nerd. Oggi è il giorno del weekly, oggi è il giorno di un breve approfondimento di quella che è stata la settimana che abbiamo passato, di quella che sarà la settimana che andremo a passare, ma soprattutto cercheremo di capire che cosa sta succedendo nel mondo del fumetto ultimamente. Mentre Marco sta iniziando a fare i compiti e quindi apre lo zaino qua davanti a me. Vai Marco, Marco. compita bene, compita bene. Ce ne andremo a parlare anche di Sergio Bonelli, sono un po' distratto, di Sergio Bonelli e di Gian Giacomo Feltrinelli. Ce l'ho proprio qui, ho tutte quante le citazioni qua sul monitor. Ci sono delle cose che vanno dette e delle cose che vanno ascoltate, quindi venite più vicino che iniziamo un po'. Ciao. Ciao Marco, Io vado. buon lavoro. Iniziamo un po' dalle cose importanti. Prima cosa importante, ringraziamo come tutti i weekly, ed è giusto che sia così, gli abbonati al canale. Quelli che hanno deciso di... Marco, ma ti sei messo il profumo? Cioè, una cosa assurda. Mi ho regalato il profumo della Champions League. Comunque, a parte quello, ringraziamo veramente tutti quanti gli abbonati. Ringrazio tutti gli abbonati di cuore, quelli che mi offrono un caffè. Perché? Beh, perché sono aumentati. Oh no, non è da qui. Ringrazio tutti quanti. Ringrazio Thomas che ha deciso di riabbonarsi. Il sistema degli abbonamenti di YouTube è un po' strano, io non lo conosco praticamente, quindi ringrazio veramente Thomas che ha deciso di riabbonarsi, Antonio, Matteo, Le Tue Horizon che hanno un canale YouTube anche loro, Oscar, Robby Halle, Giancarlo, Mirko, Alessio, Lallo, Antonio, Andrea e Flip80 Full. Veramente un sacco di tempo, alcuni di loro da oltre 4 mesi, io li ringrazio di cuore, per me è un onore e un onere quello di ricevere il caffè da voi, un po' come se ci incontrassimo, e questa è una cosa simpatica. Poi quando ci incontreremo davvero, con alcuni di voi già l'ho fatto, ci prendiamo un bel caffè. Addirittura con Giancarlo eravamo io, Giancarlo, Carmine, Giandomenico, Max Dall'Oglio e Curo e Marco. Ci si può, ci, ci, anche Anna e Alessia e la figlia di Carmine. E chi altro c'è? È una barzelletta praticamente. Chi butti giù dalla... Eravamo io... Vabbè, lasciamo perdere. Queste erano barzellette quando eravamo ragazzini noi e voi ve le ricordate queste barzellette, eh? Fantastico, fantastico. Andiamo subito al tema. Al tema della giornata. Perché? Beh, perché ci ho fatto già un video su questa cosa. Voglio approfondirlo qua nel weekly dove ho un po' più di tempo, un po' più di spazio e un po' più di attenzione da parte vostra, da parte di chi veramente vuole ascoltare e non soltanto leggere il titolo e essere accattivato dallo stesso. Allora, perché Chiara Ferragni e Naoki Urasawa ultimamente sono così simili? Beh, chiedetelo a Lupoi e Bertani. Io non voglio fare polemica per forza, però io veramente, io penso che certe cose vengono in mente perché si ha un certo tipo di cultura alle spalle. E questo non vuole essere assolutamente una critica, un insulto, tantomeno, vuole essere semplicemente una constatazione, un dato di fatto. È di ieri la notizia che è successo qua. Permetti la pubblicità? No, aspettate un attimo, fermi tutti, così. Che Chiara Ferragni ha fatto un concorso, fra molte virgolette, come direbbe Joy Triviani di Friends, nel quale mette a disposizione la sua compagnia, che pare brutto dirlo così, ma stare insieme a lei durante un evento privato che si farà all'interno di uno dei suoi store o del suo store, nel Reconcilio di Roma, mi pare. In pratica, per ottenere un biglietto d'ingresso per questa iniziativa privatissima ed esclusiva, bisogna spendere 150 euro
nel suo negozio, ottenere un ticket, partecipare a questa lotteria. Se si vince l'invito. Oltre al fatto che io mi immagino già l'evento privato di Chiara Ferragni con tutti quanti i vippissimi e poi delle persone normali che stanno lì, ma non mi dispiace per quelle persone che normalmente vanno lì e si trovano di fianco tutti questi VIP, che non è una cosa bella, vi assicuro, non è una bella esperienza. Parlo per esperienza personale. Non è bello trovarsi di fianco a dei VIP, sono un po' come dei bambini. Però, perché quando si aggiorna la pagina, però questo ci fa capire quanto siano simili il modo di fare appunto di un certo settore del digital, dell'essere digital, che deve monetizzare tutto, anche la sua presenza, e quindi per venire al mio cocktail party di novembre, spendi 150 euro e poi c'è la possibilità di vincere la partecipazione. Non vedo l'ora di vedervi, affrettatevi. Dopo che mi avete speso i soldi, però, non vedo l'ora di vedervi dopo che mi avete speso i soldi. Monetizzare i propri follower, i propri fan, i propri iscritti, che si fanno monetizzare benissimo. Qui però, diciamo che parliamo di... Adesso mi rimproveranno. Parliamo di un comparto che non è proprio cultura al 100%. Il reparto della moda è cultura, va bene, ma non è proprio la cultura, cioè, non stiamo a fare la lotta tra i poveri. Però, ovviamente, comprare due borsette e quattro trucchi non può essere come comprare libri e fumetti, cioè opere artistiche a tutti gli effetti. L'arte nell'ambito della moda è un'altra cosa. Questo è consumo, puro e semplice, questo va detto. E quindi, tornando a bomba, l'iniziativa che vede Naoki Urasawa molto simile, ma molto al di sotto come spesa, ma forse anche perché la possibilità di spesa di un nerd che compra i fumetti, di un collezionista di fumetti è molto più bassa di qualcuno che va dietro a Chiara Ferragni. Naoki Urasawa si ritrova, io non so se vittima o complice di questo sistema, in un ingranaggio molto simile a quello inventato dalla Ferragni, che non è il primo anno che lo fa. Questo qua credo che già sia il secondo anno che lo ripropone. Quindi diciamo che in Panini lui poi qualcuno gliel'ha suggerito o lui stesso l'ha suggerito questa cosa qui. Cioè, siccome ci sarà Naoki Urasawa, che forse è il nome più importante del fumetto mondiale presente a Lucca in questo momento, che sarà presente a Lucca di quest'anno, siccome ci sarà lui e siccome ci sarà una fila sconfinata di persone che vorrebbero uno shikishi, una firma, un qualche cosa di Naoki Urasawa, Panini che cosa ha pensato di fare? Una cosa molto simile a quella che già aveva fatto l'anno scorso, perché anche l'anno scorso ha fatto una cosa simile per i firmacopie più importanti, cioè tu ti compri nel mio stand lì a Lucca, non prima, nel mio stand lì a Lucca, 20 euro di fumetti di Urasawa. Ce l'hai, non ce l'hai, non ci interessa. Stiamo a proporre Happy nuovo e stiamo a proporre Billy Bat nuovo per quello, dicono in Panini, proprio perché così tu te li puoi comprare e non c'hai doppioni, anche se Billy Bat c'aveva l'edizione precedente, la nostra è più bella, secondo me sarà identica, però vabbè. Forse avranno visto due cose nelle traduzioni proprio per non andare a ledere i diritti del precedente editore, ma dicevo, per ottenere questa possibilità devi spendere 20 euro di fumetti, ma non finisce qua perché con quei 20 euro di fumetti danno un ticket. E proprio come per Chiara Ferragni, quel ticket non ti dà il diritto, ti dà la possibilità di vincere. E infatti è un concorso e loro lo hanno specificato, c'è un regolamento, c'è un notaio, c'è tutta quanta una cosa, ma è un concorso che funziona al contrario, perché di solito i concorsi danno qualcosa all'utente finale, invece questo no, questo tu paghi. Io non so come l'hanno incastrato all'interno del
del diritto amministrativo e giuridico italiano, ma comunque tu paghi, prendi sto ticket, si fa un'estrazione istantanea attraverso un'applicazione, tu mandi un SMS, un WhatsApp e ti dicono immediatamente se hai vinto. Se hai vinto, ti dicono quando andare al firmacopie di Urasawa. Ci sono in tutto 150 posti liberi per 3 giorni. I 3 giorni sono giovedì 2 dalle 14 alle 15, venerdì 3 dalle 15 alle 16 e sabato 4 dalle 11 alle 12, quindi saranno 50 posti ogni giorno. E se voi calcolate che ci sono 50 posti ogni giorno e Urasawa sta un'ora, voi starete un minuto con Urasawa. No, perché ci stanno le file, quello che passa avanti, quello che passa dietro, starete veramente 25 secondi. Ma questo è normale, perché voglio dire, non è che quello può stare impalato lì il tempo. La cosa non normale è, uno, se poteva chiedere a Urasawa di stampare più. Non lo può fare? Perfetto. Ma casomai gestisci tutto questo non attraverso un concorso, ma attraverso una cosa differente, forse anche più redditizia, più remunerativa. E alla fine, cara Panini, caro Lupoi, ti darò un'idea che tu l'anno prossimo utilizzerai, perché sarà ancora più remunerativa di questa. Però secondo me è migliore, sempre molto cringe, perché queste cose purtroppo sono sempre cringe. Quando devi fare una selezione è sempre cringe, quindi da un certo punto di vista la colpa arriva fino a un certo punto, se di colpa si può parlare. Comunque, un vero e proprio concorso, dicevamo, con un montepremi di 3.000 euro, che in realtà i 3.000 euro sono il minimale che è stato dato a una firma da parte del Sensei, cioè 150 firme in tutto. 3.000 euro diviso 150 firme, fatevi il conto di quanto fa 20 euro a firma, quindi proprio un minimale a firma del concorso. Ovviamente, però, siccome i soldi sono soldi, non è che si dice per evitare un, e qua lo dico, un approccio ludopatico a questo tipo di concorso. Il concorso ce l'avete chiamato voi e il concorso sottende un gioco che può essere d'azzardo, come in questo caso. Il gioco d'azzardo si confà quando c'è il rischio di perdere un qualcosa. Questo è proprio lessico, il rischio di perdere un qualche cosa. In questo caso il pericolo ludopatico qual è? È che tu puoi tentare la fortuna con quanti ticket vuoi. Quindi tu puoi comprare 20, 40, 60, 80, 200, 2000, 20.000 euro di volumi per avere più possibilità. E io l'anno scorso questa cosa qua l'ho vista fare una persona che, voglio dire, non c'entra niente con quel tipo di approccio, ma è un collezionista e l'ho visto nel suo video. 88 Zelda Fan ha fatto proprio così, ha comprato un botto di biglietti, è arrivato a comprare un botto di biglietti, ciao Marco, e alla fine è riuscito ad avere degli sketch che gli interessavano. Cioè lui ha investito dei soldi, no? Per riuscire a trovare questi sketch e ha comprato un sacco di doppioni, di cose, eccetera. Però quello è un caso a parte. Lui c'ha un canale YouTube, fa quello, è incentrato proprio sul collezionismo estremo, no? Un caso a parte. Invece noi, in questo caso, come utenti, dobbiamo andare lì, prendere sti 20 euro, prendere un ticket, vedere se esce, casomai farle un altro, prendere un ticket, vedere se esce. Alla fine era più semplice dire, ok, Urasawa sta qui, prenotatevi, una firma di Urasawa costa 30 euro, 40, 50, 60, tanto alla fine la gente per trovarlo almeno un 100 euro, un 5 ticket, ce li devi spendere, ma forse pure di più, calcolando che non c'è un limite. E lì stava un approccio consapevole a una cosa del genere, ma perché dovete sempre sbagliare lì dove l'IBAN batte? Eh? Dove si apre il salvadanaio? Perché sempre lì dovete sbagliare? Davate la possibilità di acquistare massimo 2 ticket al giorno, 3 a persona. Tanto l'SMS arriva sempre da un numero, alla quarta volta non valeva più. Lo specificavi nel regolamento, uno se lo aspettava e non andava a
spendere troppo di più di quello che doveva essere, e soprattutto si dava a un ventaglio più ampio di persone la possibilità di averlo veramente a fortuna, veramente a estrazione. Perché logicamente se io mi sveno e spendo 2000 euro e mi prendo 100 ticket, sicuramente toglierò molte delle possibilità dell'altra persona che ne ha comprati 3, perché non si poteva permettere di più di quello. E ovviamente solitamente quelli che hanno un potere d'acquisto minore sono i più giovani, sono quelli che forse potrebbero essere maggiormente stimolati dal sensei. Che poi Panini, l'unico personaggio che sta gestendo in questo modo è proprio lui, è proprio Urasawa. Perché per esempio un altro personaggio fuori dallo standard, che è Jim Lee, lo gestisce in modo molto diverso e in modo molto più meritocratico, se di meritocrazia possiamo parlare in questo caso. Nel senso, dice: Jim Lee sarà 4 giorni a Lucca, ha dato la disponibilità giovedì per 2 ore, venerdì per 2 ore, sabato per 2 ore e domenica per 1 ora. Jim Lee, ricordiamoci, è quello che c'ha il listino prezzi esorbitante, no? Perché poi tu dici, c'è un listino prezzi esorbitante, però poi vedete come si fa a gestire meglio, come è più professionale da sto punto di vista. E mi dispiace per Urasawa, che probabilmente neanche lo saprà, però si sta prestando a un giochino molto, molto, molto brutto, che lo accomuna più alla Ferragni che a un artista. Contento lui. Jim Lee, invece, sarà prenotabile attraverso un'applicazione, l'applicazione di Eventbrite. Un'applicazione normalissima, viene utilizzata da centinaia di migliaia di persone in Italia, soprattutto giovani, per accedere a eventi di ogni genere. Crea una lista d'attesa, crea una lista vera e propria. Ci sarà ovviamente un click day, che è lunedì, mi pare, il 17. È il 17, non lunedì. Il 17 ottobre condivideremo con voi il link Eventbrite e il calendario di apertura delle prenotazioni. Quindi ci sarà un click day. I più fortunati, quelli con la linea più veloce, non so come dirvelo, avranno la possibilità di andare lì e farsi sketchare una cosa, farsi fare una firma, uno sketch non credo, una firma da Jim Lee. In modo molto più aperto, molto più democratico, molto più accessibile per tutti. E questa applicazione verrà utilizzata per ogni ospite Panini. E allora perché Naoki Urasawa no? Ma quanto vi costa far venire Naoki Urasawa in Italia, che avete fatto tutto sto casino? O forse perché effettivamente state ristampando la qualunque di Naoki Urasawa e quindi volete vendere la qualunque di Naoki Urasawa? Non è questo il modo. Non è questo il modo. Questo è il modo con cui si fa business, non con cui si fa editoria. E voglio in questo momento, prima di lasciarci appunto con una cosa importante, una frase. Adesso alzo il volume, se no non la sentite. Una cosa che sta nel brevissimo omaggio, nel brevissimo... non lo voglio chiamare documentario, che non è un documentario, nel brevissimo raccordo di dichiarazioni di Sergio Bonelli che ho fatto in occasione dei 10 anni dalla sua scomparsa, mi sbaglio sempre, e voglio lasciare con una frase sua e poi andiamo a sentire che cosa ci diceva Feltrinelli un sacco di tempo fa. Beh, non parte? Dai. Mannaggia. Va tutta la climax. Potrò andare in pensione anch'io, poi prima o poi, scusa. Adesso. Sergio Bonelli ha fatto molto per la diffusione del fumetto e della cultura popolare nel nostro paese, perché era un artista anche quando faceva l'editore. Io credo che si arriverà a un momento in cui il fumetto diventerà un prodotto di nicchia, che dovremo accontentarci di avere dei numeri più bassi che costeranno evidentemente più cari.
Allora, all'inizio avete sentito ovviamente Vincenzo Mollica che parlava appunto di Sergio Bonelli, era il servizio ai 2 o 3 anni dalla scomparsa di Sergio Bonelli, poi avete sentito la sua viva voce nella quale appunto ci diceva che in futuro, e Bonelli spesso ci azzeccava, in futuro dovremo accontentarci, gli editori si dovranno accontentare di tirature più basse, già si stanno accontentando di tirature più basse, ma prezzi più alti per noi, perché ovviamente per produrre un fumetto si spendono sempre gli stessi soldi, non è che si spende di meno, anzi, oserei dire, si inizia a spendere anche meno del giusto per alcuni editori che tirano un po' la cinghia sui loro artisti. Gian Giacomo Feltrinelli invece, mi sono ritrovato qualche frase che diceva, perché poi alla fine se sembrerà anche piuttosto populista, ma in realtà ci sono delle cose che gli editori devono fare, altrimenti non fai l'editore, altrimenti vendi figurine. Nell'universo frastornato di libri, di comunicazioni, di valori che spesso sono pseudovalori, di informazioni vere e false, di sciocchezze, di lampi di genio, di forsennatezze, di opache placidità, io mi rifiuto di fare parte della schiera dei tappezzieri del mondo, degli imbrattatori, no, degli imballatori, scusate, dei verniciatori, dei produttori di mero superfluo. E imballatori ci sta molto bene in questa cosa, perché appunto lui dice: io non voglio soltanto confezionare un prodotto, io non voglio dare del superfluo, io voglio dare qualcosa in più. L'editore è niente, è puro luogo di incontro e di smistamento, di ricezione e trasmissione. E tuttavia occorre incontrare e smittare i messaggi giusti. Occorre ricevere e trasmettere scritture che siano all'altezza della realtà. I messaggi giusti bisogna, se sei un editore, trasmettere, ricevere e trasmettere. Esistono libri necessari, esistono pubblicazioni necessarie. Esistono dei libri che devono esistere, devono essere pubblicati, ma esistono delle pubblicazioni necessarie, che è diverso. Le pubblicazioni necessarie sono quelle che potrebbero non essere un libro che vende, ma sono necessarie. E sotto lo riscrive: recentemente, in 3 o 4 giorni, le librerie hanno venduto tutta un'edizione ad alta tiratura di un volumetto che raccoglie alcuni scritti di Ernesto Che Guevara. Anche se questo libro non si fosse venduto, avrei accettato di pubblicarlo perché gli scritti di Guevara sono scritti necessari. Lasciamo da parte, ovviamente, l'estrazione politica del CEO di Feltrinelli, ma questa frase forse è la più intelligente, la più necessaria in questo momento. Ci sono delle pubblicazioni necessarie da fare, anche se vendono poco. Quelle pubblicazioni devono cavalcare le spalle dei giganti che invece vendono, no? Per poter essere presenti in librerie disponibili a chi ne volesse fruire, sempre. Questo è il compito dell'editore, non quello di fare le riffe. Questo è il compito dell'editore, non quello di fare le blind box. Quello è il compito di un mercante. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Io penso che mi sono esposto anche troppo, penso di aver detto anche troppo, penso ormai di essere assolutamente antipatico anche troppo ad alcuni, magari simpatico ad altri, ma sicuramente antipatico ai poteri forti del fumetto italiano. Non lo so, però certe cose vanno dette perché non credo, non penso e non voglio immaginare che anche i potenti del fumetto italiano la pensino esattamente come agiscono. Non è possibile, non è possibile. Io credo che ci sia proprio un essere succubi anche del proprio consiglio d'amministrazione, molto spesso in questi casi. Anche perché, e qui voglio spezzare una lancia, anche perché, voglio dire, si sta a parlare di aziende che danno lavoro, che danno da magnà alle persone. E quindi, voglio dire, quando si fanno i passi, magari se si guadagna qualcosa di più, si è più tranquilli. Però, oh, una quadra la devono trovare.
non mi chiedete a me, allora, non chiedete a me, vabbè, allora tu come faresti? Perché ve lo dico adesso, nel One More Thing. Allora, come farei io? Come farei io? Come farei io? Stamattina ho visto il secondo trailer di Willy Wonka, il prequel di Willy Wonka, una sorta di remake in chiave prequel, e mi è venuto in mente Panini. Ma che viene Urasawa, tu lo sai da l'anno scorso, abbondantemente, forse anche di più. Che stai per ristampare e che hai già ristampato alcune opere importantissime del mangaka, del sensei, lo devi sapere forza, lo stai a fare tu. Ma invece di costringere la gente nella calca a fare le code, che nemmeno più la Apple fa le code quando escono i telefonini, perché ormai è diventato simbolo di consumismo. È un'immagine negativa per l'azienda. La fiera deve essere piena, ma tu non puoi costringere la gente a stare in coda ore. Invece di far stare in coda la gente ore per spendere sti 20 euro. Ma perché non hai pensato a distribuire dei golden ticket all'interno dei volumi che stai distribuendo e che andrai a distribuire in questi giorni? Perché non pensare di farlo prima questa selezione? Attraverso semplicemente io compro il volume e può darsi che mi capita il Golden Ticket dentro. Se sono fortunato, mi capita. E casomai la distribuzione di sti volumi che usciranno a Lucca la inizi un po' prima in fumetteria con i Golden Ticket. Io scommetto che le file a Lucca saranno minori. La gente che si sente male sarà minore. L'immagine negativa di una fila di quel tipo che è puro consumismo sarà minore. E chi vince ti farà ancora più pubblicità. Perché quando gli esce il Golden Ticket farà proprio come nel film, come nel racconto di Wonka. Lo farà vedere a tutti. Ci saranno i telegiornali che andranno a dire: ha vinto il Golden Ticket. Pescara, si è vinto un golden ticket per andare a trovare Naoki Urasawa a Lucca. Forse è anche più coinvolgente. Vabbè, ma poi scegli tu, eh. Può darsi che rende di meno, non lo so. Fatevi due conti, vedete voi. Io l'idea ve l'ho data. V ho detto pure troppo, a gratis. Ma io non so come voi. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi aspetto qua sotto nei commenti per capire come la pensate voi. Questo video è andato lunghissimo, però ci serviva. Ciao belli.